osservazione e rendiconto della gestione esercizio 2009. Votazione per acclamazione. Bilancio di previsione esercizio 2010, conferma aliquota imposta comunale sugli immobili. Votazione. Bilancio di previsione esercizio 2010, conferma. Votiamo anche l'immediata esecuzione. Bilancio di previsione esercizio 2010, conferma aliquota addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, addizionale IRPEF. Votazione. Approvazione programma triennale opere pubbliche per elenco annuale 2010. Votazione. Anche qui l'immediata esecuzione. Approvazione piano delle valorizzazioni delle alienazioni immobili comunali. Votazione. Esame e approvazione bilancio di previsione esercizio 2010, relazione previsionale programmatica e bilancio pluriennale 2010-2012. A votazione. Grazie, se ci avete, ragazzi. A questo punto sono, insomma, non ci sono più punti all'ordine del giorno. Io penso che si possa aprire la discussione per fare insieme un ordine del giorno che potremmo riprendere a partire da quell'ordine del giorno che io qui, che era stato votato all'unanimità nel Consiglio Comunale di solidarietà al sindaco Bisignani. Io vorrei rileggerlo in modo che possiamo. Scusa, io credo che appena l'abbiamo approvato, noi dobbiamo fare un periodo soltanto che al di là della solidarietà che è scontata, noi diciamo, il Consiglio Comunale dice al sindaco che lo rivogliamo in mezzo a noi per guidare il paese. Punto. Che lui si prenda i 20 giorni da qui al 19, però che torni insieme a noi in un consiglio comunale che possiamo già pensare di convocare il 19, 18, quando scadono i tempi. Perché ripetere l'ordine del giorno mi sembra un tempo. Un messaggio forte che resti anche come deliberato, scrivetelo, una cosa diciamo forte, possiamo anche scrivere qua, però che abbia questo senso di tornare con noi. Facciamo un'altra, anche perché diventare ripetitivo poi, quindi la novità è questa di un messaggio forte del Consiglio Comunale a dire noi siamo qui a presidio dell'istituzione e riteniamo che il sindaco debba essere insieme a noi a presidiare insieme a noi la comunità e il Comune di Santa Catalina. Noi facciamo un documento dove mandiamo al sindaco, al nostro sindaco, un messaggio, magari ci vediamo come capigruppo, però sul discorso di convocare già adesso il Consiglio Comunale, poi ci determiniamo, anche perché il sindaco in questo momento io credo che debba sentire la solidarietà della comunità, sentire tutta la nostra solidarietà, ma allo stesso tempo deve trovare quella serenità che possa portarlo a fare il sindaco di questa comunità veramente con tranquillità e con serenità. Credo che si possa tranquillamente fare in questo modo. Ok. Vabbè, poi ci vediamo. A questo punto la seduta del Consiglio Comunale è sciolta. Sì, il consiglio è finito, qua ci sono mangiati, qua la gente non deve mangiare. Buon?
Poi...